Buonasera a tutti, buonasera da Giacomino, pensaci tu, rubriche dirette e curiosità. Un saluto a Giuseppe Chiara e a Piero Corso e a tutti quelli che si stanno adesso. Stasera andrò a farvi per voi i cacocciole attuppati o abbottonati al sugo, chiamatele come volete, sempre carciofi sono. Vi farò una diretta un pochettino lunga e allegra, anche perché stasera sono un pochettino allegro. Aspettiamo che si collegano altri amici per iniziare questa diretta. Ho messo le cuffie, perciò mentre che parlo con voi ascolto della musica, così magari mi distraggo un po', no? Condividete questa diretta, per favore, amici, mettete nei commenti e se non si sente bene l'audio, avvisatemi adesso, non mi avvisate quando la diretta si è finita. Saluto anche a Franco Mattia, Neri, Angelo Ceria, Giuseppe Chiara, condividete la diretta e più ci divertiamo. Qui abbiamo i nostri carciofi arrivati dalla Sicilia. Per fare questa ricetta necessitano di carciofi naturalmente. Qua abbiamo una bacinella dell'acqua dove andremo a mettere i nostri carciofi puliti. Poi necessita dell'olio extravergine d'oliva, questo è un buonissimo olio arrivato anche dalla Sicilia tramite il mio amico Tony Fusco, dalla campagna di Tony Fusco. Serviranno delle sardelle, delle acciughe, dei capperi a fogli di alloro, parmigiano, del prezzemolo tritato, della menta tritata, uva passera e pignole, dell'origano, del pepe nero, sale, di aglio, cipolla, delle uova e della mollica grattugiata. Ok, amici, noi siamo pronti. Allora, innanzitutto, prima cosa, andrò a fare il sugo di pomodoro. Si prende una cipolla e la tiro a frattino. Ma lì va fuori o Scotland, o i temaghi in via, ein italienische, sizilienische Spezialität, das kommt aus Sizilien. O i temaghi in via di Artischocken abbottonati, sali in via Artischocken abbottonati. Das ist eine der Sizilien. Da vedi proprio in via di Artischocken, olive, sardine, happen. Dice Giuseppe Chiara, si sente a tratti. Si sente attratti. Si blocca. Io qua non vedo niente di bloccato. Aspetta, forse c'è. Vediamo, metti il microfono più alto. Si sente a tratti. Si sente meglio adesso? Giuseppe, ho aperto la porta, magari c'è il velo. Come si sente? Aspetta, ancora non c'è nessuno. Ok, come ho già detto, andiamo a fare i carciofi a butto. Ah, se vuoi, me l'ha passato. Ok, ora dovrebbe sentirsi meglio. Ok amici, riepiloghiamo. Oggi andremo a fare i carciofi abbottonati, abbottonati o attuppati, chiamatele come volete. Per fare questa ricetta necessitano dei carciofi. Questi sono carciofi a mezza spina che arrivano direttamente dalla Sicilia. Poi necessita di una bacinella con l'acqua dove andremo a mettere il limone con i carciofi, diciamo per non farli arrugginire, dell'olio extravergine di oliva, delle acciughe o sardelle, chiamatele come volete, e capperi e delle foglie di alloro. Poi necessita del prezzemolo, peppuccino, petersilie, tagliato così a pezzi piccoli, della menta, dei pinoli, dell'uva passera, origano, pepe nero, sale, aglio, cipolla, uovo, mollica di pane e salsa di pomodoro. Insomma, il
italiani in Rezzetto o Sicilia, poche via di artisciocche originali o Sicilia, hai visto il basso con via o di citrone, con vibrato o di sardelle, tappe un loro, viase, hanno blatte. Un dar bravo in via o pete sigen, un visien mix, un dar citrone aia, un paniat, mel brot, yes, mangi in via di tomate sose, facciamo la famosa salsa di pomodoro. Prendiamo una cipolla, tagliamo questa qua a dadini. Allora, qua dice Silvana D'Angelo, io continuo a sentire come prima. Giuseppe Chiara dice ok, io non so chi credo. Questa zitta, ora vediamo. Ok, tagliamo della cipolla. Mettiamola in una pentola in questo modo. Aggiungiamo del olio extravergine di oliva. Una foglia di alloro e una testa d'aglio per fare la nostra salsa di pomodoro. Succo di limone. A questo punto, guardate, i carciofi vanno resi tagliati a questa altezza e private delle pucce, quelle più dure, quelle davanti, utilizzando un coltellino, eliminate le prime bucce. Con questa ricetta ha tante varianti, io andrò a fare, diciamo, un ripieno semplice alla palermitana, ma voi il ripieno lo potete andare comunque ad aggiustare. Spero che l'audio adesso si sente bene, magari fa cortocircuito con noi. Ok. Adesso va meglio. Allora. Eliminate le foglie, quelle più verdi, quelle più dure, in questo modo. Quando la cipolla sarà ben rosolata, avvicinati, andremo a unire la nostra salsa di pomodoro. Guardate. Uno e due. Uniamo un pochettino d'acqua. Sale, pepe. Andiamo a cucinare nel frattempo la salsa di pomodoro. Allora, nel frattempo riepiloghiamo di artisciocche musun via di alte o da di dicche blette. Ma che vectun un bimus
lasse nua di bleta so. Nizu hat. Togliete le pampine, le foglie, quelle più dure, e lasciate fino a quando sono quelle più morbide. A questo punto dovete pulire i carciofi in questo modo, togliete il verde in eccesso, vedete? Questo è un altro passaggio. Non togliere troppa roba, perché la roba costa e sprechiamo materia prima. Andremo a togliere la parte più dura. Mi sono innamorato anzi tutta stanca. Mi sento... Così, vedete? Le mie dirette sono fatte tutte dall'inizio alla fine, perché a me mi piace spiegare le dirette, mi piace stare in compagnia. Pedro, 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 Pedro. Io mentre che faccio le dirette ascolto la musica. Anche quando lavoro nei ristoranti metto le cuffie e ascolto la musica e mi distraggo dai problemi, dal mondo e da tutto ciò che mi circonda. In questo momento ascolto Raffaella Carrà. Pedro, 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 Pedro. E dice che è il meglio di Saint-Tropez. E cioè, ogni tanto mi sento di cantare, è perché mi piace ritornare. Che si dice in Italia? Che si dice? Il corona come lo state passando? Qua è merda, una merda nel senso che tutta la zona arancione, tutta la Germania. L'indirizzo ce l'ho, rintracciati non è un problema. Mi spazio e tu si vedrai che maschio sei. Lui chi è? Come mai l'ha lattata? Chiedi se si sente meglio. Eh? Chiedi se si sente meglio. Se si sente bene. Ok, grazie. Aspetta, la cuffia è meglio. Lui chi è? Se eventualmente qualcuno si collega che puoi salutare, anche magari solo per nome. Allora andremo a pulire i carciofi in questo modo, prendo il verde, la parte più dura. Cercate di non sprecare troppa roba, perché la materia prima costa ed è un peccato. Condividete la diretta con i vostri amici, aiutatemi a ingrandire la pagina. Lasciate dei commenti, vi risponderò a tutti. Silvana D'Angelo dice mi piace quando parli in lingua tedesca. Oh, ciao Silvana! Io parlo un po' tedesco perché ho degli amici della Germania che ci seguono, ma è giusto che anche per loro traduco, no? Insomma, il Lipa Freud, mi musso di arti sciocche, imma sorristic saubermage, magin via, imma di alt pleta, di grune, di sesto dick pleta, vec. Un tassis di este sage, va solo via mage, mit, di arti sciocche. Un glace zai, che sciore bisse di musso, che spin cane ferructe roi, cane ferructe man, doc, vini sciocco in bisse. Ah, ma ich liebe immer Arbeit mit bisschen Musik zu hören.
Ok, la salsa di pomodoro comincia a infollire di tomate sauce. Is schon fast fertig. Das Fege mag ich ein bisschen leiser. Allora, tagliate i carciofi, pulite i carciofi in questo modo. Triangolo io lo rifarei, perché no? Lo rifarei. Lucky è. Allora, a questo punto prendere i carciofi e tagliarli in questo modo, cioè le punte più alte, vedete? Schiacciare un pochettino questa parte, allargare tipo a fiorellino, vedete? Tagliare, allargare il carciofo, togliere con un coltellino la parte dentro spinosa. Queste hanno poca barba. Una volta fatto questo lavoro, immergetela nell'acqua e limone per evitare che diventino neri. Assume lieber Freund, wir muss jetzt all die Artischocke, soll via diese Nagel wegtun. Und dann mit sowas, wie macht die Blume ein bisschen auf. Und jetzt sollen wir in der Mitte diese Nagel, diese kleinen Nagel wegmachen. Sowas, ja? Und dann machen wir ein bisschen sauber mit Zitrone, so die Artischocke bleibt schön und nicht schwarz, und weiter mit alles. Tagliamo le punte, semplici un po' banali, io direi quasi imperdibile, sempre uguali. Sono fatti tutti così, gli uomini e l'amore, e va bene che si incollano tra noi, più cattivi. Tu non sei niente male, quando vieni mi sorprendi, quando tiri forte. E va bene, guida tu, che sei brava più di me, che nel tempo stessi a cuore. Ma io solo con te ogni notte, perché di te ho bisogno, non voglio di più acquistare. Aiutatelo con un cucchiaino, quando c'è troppa. Tieni il bicchiere, mi fai male. Se mi vedi in un angolo, siccome tu mi fai dire, non viene solo io, che l'amore tu sei per me. Beh, ti si fa bene. Va bene alla sala. Devo sapere mi vogliono tutti cosa. Vorrei guidare io. Ma io solo con te ogni giorno. Perché di te ho bisogno,
Non voglio di più acquestare, mi fai bere, con un tocco mi trattieni il bicchiere, mi fai male, puoi volere, se mi spegni. Come suon di meno allo stadio, so di dire, ciao mamma, ciao vita mia, ciao Margherita. Allora amici, vedete a questo punto dovete prendere i carciofi, togliere la barba che c'è all'interno, la parte spinosa, e lasciare i carciofi nell'acqua e il limone per evitare che diventino neri. Sbattete un pochettino il carciofo in un asse di legno, così vi aiutate. Togliete la parte comunque nel mezzo, ci sono le spinette, con un cucchiaino vi aiutate per togliere la barba. Qui ci sono carciofi teneri, ce n'è poca comunque. A sto punto lasciateli in acqua. La mia musica era troppo. Scoppia, mi scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore, scoppia, mi scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore, libera, 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 c'è casa se non ce l'hai, scoppia, mi scoppia il cuore, l'amore comincia tu. Scoppia, mi scoppia il cuore. Allora amici, a questo punto la salsa di pomodoro è pronta, la posso abbassare e iniziamo il procedimento per fare il ripieno. Per il ripieno, avvicinate per favore, mi fate il gesto, mi fate innervosire e lasciami fare diretto come invece lo farò a me. Allora, mollica, a questo punto, uniamo nella mollica le sardelle. Vedete?
aiuzziamo un pochettino le sardelle. Andremo a unire le sardelle nella mollica assieme al lipaloid, il mousse di sardelle o da sardine, bisschen kleine Schnitten, sowas, un diese sardine mari via in panierte brot. Poi andremo a unire i capperi, anche i capperi le vado a tagliuzzare un pochettino. Vedete? Vado a unire i capperi alla mollica. A questo punto uniamo anche il prezzemolo e la menta macinata. Ma di petersilie, un di mise, uva passera e i nostri pinoli. Abbondiamo che abbondanza fa carestia. Un po' di sale, un po' di pepe, dell'origano, del parmigiano reggiano. Io ho trovato il parmigiano, ma non mi ammette, ci va il caciocavallo e il pecorino. E andiamo ad amalgamare il tutto. Guardate qua. Ah, ho dimenticato. Sì, andiamo a unire dell'aglio, che andiamo a tagliare in questo modo. Vedete, piccolo piccolo. Se nella notte un coro vi rimane. Vedete, tagliate l'aglio a questo modo. E tagliatelo finemente. Allora, a questo punto andremo a mescolare il tutto. Mollica, parmigiano, prezzemolo, pinoli, uva passera, sale e e per ammorbidire dobbiamo unire dell'olio extravergine d'oliva. Vedete? Naturalmente è troppo questo ripieno. Super bravo. Ah? Super bravo. Grazie. Concetta, tua sorella Muscarella. Ciao Concetta! Ciao, un bacio. Io ho l'abitudine di abbondare quando faccio le cose. Allora, nella mollica abbiamo messo prezzemolo, menta, sale, pepe, acciughe, uva passera, pinoli, olio di oliva e dell'olio extravergine di oliva.
andrò ad aggiungere una variante, un metodo di salsa di pomodoro. Facciamo due, va. A questo punto, siccome è caldo, non sono scemo, vado a usare il cucchiaio. Con un brivido felino sento che ci vuoi. Mia moglie naturalmente deve scopare mentre che fa la diretta. Con la voce che mi sema, stringi le pene animia. Allora, my lieber Freunde, das ist die paniert mehl Brot, habe ich Salz und Pfeffer, ein bisschen Petersilie, dazu auch Sardine und Kappen, Parmesan, Olivenöl und 2-3 Löffel von Tomatensauce. Und das ist die Gefühl von die Artischocken. Vedete? Questa è la nostra mutica ammuttecata. Allora, a questo punto vado a scolare i carciofi. Ok, prendete i carciofi, scolateli, mettete a testa giù così cade tutta l'acqua. Vedete? Strizzatelo un pochettino. Aiutandovi con un cucchiaio, prendete il carciofo, lo allargate in questo modo, vedete, e andiamo a mettere il nostro ripieno, vedete, in questo modo, fino a tappo, vedete? Un milione anche più, anche l'ultima Marlboro darei, perché se sei oro, un diamante per un sì, oro. Distesa pura, ma tu ci stai, perché? Così tu cadi giù, io non ti voglio più, inaccessibile lo sai. Aiutatelo con un cucchiaio, mettete la mollica e il tutto all'interno, schiacciate per bene, vedete? E chiudete in questo modo
il tutto. Distesa pura, ma tu ci stai. Non è il di noi, non è di mente così, io ti vorrei. Allarghiamo il carciofo in questo modo e riempitolo anche nei laterali con la mollica. La mollica, il ripieno è una cosa facoltativa. Potete aggiungere anche per chi le vuole, ogni tanto magari potete. Potete aggiungere nel ripieno anche del tritato dei salumi. Io lo faccio in modo semplice alla palermitana: sono mollica, parmigiano, sardelle, acciughe, niente uovo, niente prosciutto, niente formaggi e niente tritato. Però ci sono tante varianti, ognuno il ripieno lo fa in base ai propri gusti e al proprio palato. Vedete? Con un cucchiaio riempite i carciofi anche nella parte delle foglie. Vedete? Cristian! Cristian! Io sono in diretta! È giusto! Fatti i cazzi tuoi! Allora, mettete il ripieno dentro il carciofo. Chiudete in questo modo. Per chiudere la porta, Eh? meglio chiudi la porta. Vabbè, siamo a casa, le persone sanno che siamo a casa, i bambini fanno confusione. E sanno pure che i figli, quelli più grandi, invece di dare una mano, si fanno i cazzi suoi. Questi sono i fratelli, no? Eliseo Muscarella ti saluta. Ciao Ciao Eliseo, Eliseo, un ciao bacio. Antonella, saluta la mamma. Ma era Giovanna poco fa, era in linea, poi non l'ho vista più. Allora, riempite i vostri carciofi in questo modo, utilizzando un cucchiaio o un cucchiaino. Fino a coprire il tutto e pressate con un cucchiaio in modo, diciamo, che fa un po' di consistenza.
Allora, queste sono le ultime carciofi. Vi ricordo di allargare nel mezzo, riempire con il ripieno fino a coprire tutto e schiacciare nel frattempo con un cucchiaio, col bordo del cucchiaio. Ok. Rosalia ri bene, bravo, come le cucino io. Chi è? Rosalia ri bene. Ciao Rosalia! Rosalia, Rosalia, Rosalia ri bene. ribella. Ribella, non è tua cugina? La sorella di Sebastiano. Ah, ciao zia! Non ti avevo memorizzato, a me li hai imparati qualcuno che conosci bene a farle, che hai conosciuto bene. È normale che facciamo uguale. Allora, a questo punto cosa si fa? Cosa si fa? Si prende una padella, si accende, nella padella andremo a mettere dell'olio extravergine di oliva. Si prendono le uova intere. Si sbattono le uova. Nelle uova vado ad aggiungere un pochettino di prezzemolo, un pochettino di pepe, tanto per aromatizzare anche l'uovo, e un pochettino di sale. Ora, per chiudere i nostri carciofi ci sono due metodi. Normalmente il carciofo si passa direttamente nell'uovo, si passa entrando nell'uovo e poi. E poi in padella. Io invece utilizzo questo sistema, che è il mio personale, di fare una doppia panatura. Perciò vado a mettere il carciofo nell'uovo, nella mollica, in questo modo, rimetto di nuovo nell'uovo e lo ripasso di nuovo nella mollica. Questo è un metodo mio. Diciamo, no, perché a me piace avere una bella crosta. A questo punto si vanno a mettere in padella a friggere. Però il sistema originale, quello che fanno normalmente, è passare il carciofo nell'uovo e friggerlo direttamente con la scorza dell'uovo, diciamo, no? A me comunque piace avere una doppia panatura e faccio in questo modo. Passo prima nell'uovo, poi nella mollica, poi di nuovo nell'uovo, vedete? Lascio un pochettino di tempo che si assorbisce. E di nuovo nella mollica, così avrò una palatura più spessa. Mia mamma li fa senza doppia palatura, ad esempio. Voi come li facete? Li panate nell'uovo e poi li friggete? Oppure fate anche. Oh, scheiße!
Una doppia panatura. Mi sono distratto un attimo. Vedete? Vado a fare una doppia panatura. Vedete? Così. Facciamo così che è meglio. Vediamo adesso. E andremo a chiudere, a tappare, per questo chiamano il tappo dei carciofi. Amici, voi come le fate? Passate nell'uovo, nella mollica, o fate direttamente uovo e non andate a friggere? Vedete? Doppia panatura. Ogni tanto cade il tappo perché non è chiuso bene. E andremo a chiuderlo in questo modo. Allora, passiamo il carciofo nell'uovo. Facciamo assorbirlo un poco. Poi lo andremo a passare nella mollica. Andrò a fare una doppia panatura, vedete? In questo modo avrò un tappo più omogeneo, più duro. Da salirli bene, come li fai tu? La sorella di Sebastiano dice che Sì, li ho fa come capito. li fai tu. Anche così le fai, zia, doppia panatura. Sì, perché ci sono due sistemi comunque. Siccome poi ci sono quelli che gli piace criticare, dicono, no, ma non va fatta la panatura, ma va passata direttamente nell'uovo e fritto. Ok. Io per evitare già dei commenti inopportuni, dico da subito che questo è il mio metodo. Vado a fare una doppia panatura, come se stessi facendo una cotoletta, vedete? Voilà. State attento che l'olio non sia troppo caldo, altrimenti si brucia. Non l'avevo considerato. E le sue muscarelle, mia moglie li fa come te, doppia pianura. Doppia panatura anche Antonella, brava Antonella. Vedete? Quando avrà avuto questo colore, io vado a accorciare un pochettino il culetto e lo vado a mettere nella pentola. Vedete? Accorcio il culetto, altrimenti non sta fermo. E lo andrò a mettere in piedi sulla pentola. Io utilizzo un pentolone perché ce l'ho, ma va bene anche una pentola più bassa, molto più bassa. Vedete? Accorcio il gambo. Dice, perché non l'ho accorciato prima? Perché non era meglio girarlo. Andrò così. A lasciare.
La zia Rosalia dice invitami a pranzo. Sì, a quando vuoi. Tu invitami a Firenze e io cucino per te. Facciamo al contrario, zia. Mi inviti a Firenze, a Prato, dove stai, e io vengo a cucinare per te. Poi se vuoi venire in Germania con tutto il cuore, casa mia, casa Muscarella, casa Cammino, è aperta sempre a tutti. Quando passi a Prato vi aspettiamo. Verrò, verrò a trovare Con zia, piacere. verrò a trovare te e anche i miei cugini. Allora, amici, vedete? Buonasera Giacomo, un abbraccio da Torino, Enzo. Ah, ciao Enzo! Un abbraccio anche a te, alla moglie e a tutta la famiglia Chiara, che siamo come fratelli. Allora, amici, a questo punto sostituisco l'olio. L'olio d'oliva comunque si brucia facilmente, perciò vado a mettere quello nuovo. Continuo con il restante. Stiamo facendo i cacocci abbottonate. Faccio io, utilizzo questo metodo, una doppia panatura. Vedete, con l'uovo e mollica. Scusate. Fare finta che ti desistoma. Vedete? Un brivido felino, sento che ci vuoi. Mia moglie mi ha detto che fanne poche, che poi che? Non te mangi? A me piace cucinare abbondante, ragazzi, io cucino sempre abbondante. Quello che rimane, o lo regalo, o lo mangi il giorno dopo. La famiglia Muscarelli, cosa azzeccato, non mi è mai piaciuto. Vado a fare una doppia paratura, prima passo dell'uovo, lascio un pochettino sorbire, poi vado, vedi, potete fare anche in questo modo, no? Ma voi non siete pratici, usate un cucchiaio come sto facendo io in questo modo. Questi sono delle uova comunque del giardino di Ignazio Allegro, un mio amico, uova diciamo bio. La zia Rosalia dice stasera preparo arancinette, buone, Buona zia, ho buone. fatto la diretta delle arancine, se vuoi vedere ho spiegato il trucco per fare le arancine. Vai a vedere le dirette del 12 o 13 dicembre. Poi sempre la zia Rosalia dice noi lo stesso si mangia dopo.
consiglio che vi do, apro la testa che sta morendo. Sì. Cercate sempre di pulire il posto dal lavoro. Si è asciugata la gola. Giuseppe Scaglione, buonasera, mi sono allacciato un po'. Ciao Scaglione! Stai facendo carciofi abbuttonati? Sì. Sì, sto facendo carciofi abbuttonate. Poi li vai a vedere. Li vai a vedere poi la diretta. Mamma mia. Non posso accendere la cappa perché se accendo la cappa non sente più l'audio. A salute ragazzi! Rosalia li bene, le mie nuore piace il mangiare palermitano. Grazie zio, pure a me. Allora, quando i carciofi avranno raggiunto questo colore, io vado a tagliare, a pareggiare il culetto. Dopo lo metto dentro all'impiede della pentola. Vedete? Allora, prendiamo i carciofi e li andremo a sistemare in questo modo all'impiede nella pentola. Vuoi vedere poi? Allora, a questo punto, prendere questa pentola, accenderla il fuoco e andremo a unire il sugo di pomodoro sopra e accanto.
Vedete? Vado ad allungare con un po' d'acqua. E andrò ad allungare con dell'acqua. Allora, con i trunzi dei carciofi, vedete, li andrò a mettere lì, prima che qualcosa li vada già precrude. Vedete, li andrò a mettere qua a chiudere i buchi. Vedete? Così andrò a fissare i carciofi. Con il culo si va a fissare il carciofo, il culetto. Vado ad aggiungere un altro poco di prezzemolo, vedete, una foglia d'alloro. Andrò, vedi? Andrò a coprire con un tappo. Ok. Ok amici, la diretta è quasi finita, adesso andrò a fare i soliti saluti, me la apri per favore. Allora, alla vostra salute mi bevo un amaretto. Allora, un saluto, mamma mia quanto saluto devo fare adesso, adesso mi fa male. Allora, un saluto a Mario Guaiata che ci sta guardando. Ciao Mario, grazie di esserci. Condivida anche tu questa diretta. Ciao a Salvatore Gianmartino, un saluto a Pino Blando, a Vincenzo Bellina, ciao Vincenzo, alla zia Rosa Ribene, ti saluto. Le mie nuore piace mangiare palermitano. Le tue nuore hanno un marito palermitano, zia? Sono Ah, toscana, Tosca, ah, le sono toscana. tue nuore. Chi se la mano? Sì, è normale, se sono le tue nuore. Ciao alla zia, ciao a Giuseppe Scaglione. Buonasera, mi sono allacciato un po' tardi, sto facendo carciofi. Stai facendo carciofi abbottonati. Abbiamo fatto i carciofi abbottonati. Ciao a Giuseppe La Porta, a Cesare Tummarello. Grazie Cesare di esserci. Amici, condividete stare in diretta. Ai carceri di Giacomino, pensaci tu. Ciao a Mangolf Briscola, organizzatore. Ciao a tutti voi, un abbraccio. Ciao a Alfredo Palumbo. Anche a te dico che così ripete, a Enzo Chiaro, un mio amico, ciao a Enzo, un abbraccio a te e a tutta la tua famiglia, anche figlio di Maria. Un saluto a Enzo Chiara, a Rosaria Ribene, a Gaetano Flora, a Eliseo Cella, un abbraccio anche ad Agata Oddo e a Loredana Pannunzio. Un saluto anche a Ferdinando Pagano, a
Nicola Mendola e a chi c'è ancora, che Eliseo l'abbiamo salutato, a Loreto Cartella, a Totuccio di Lucia, a Ferruccio, Vomici. Ferruccio, ma dove sta Ferruccio? Dove ci guardi? Un abbraccio e un saluto a Fabio Dionisio e alla sua splendida famiglia, Salvatore Fabricini, un saluto anche a Maria Ranieri, a Salvatore Fabricini, a Salvatore Gullo, a Giuseppe Costanzo. Ciao Giuseppe, grazie di esserci. Un abbraccio, un bacione, due bacioni, tre bacioni a Concetta Muscarella, amore mio, ti amo. Ciao Adea Ballistrelli, un saluto a Ciano Ciano, a Ciano Cicero, grazie anche a Daniela Culotta, ciao Daniela, grazie di esserci, a Salvina Minuto che ci sta guardando, ciao Sabrina, grazie a Giuseppe Sacco, un abbraccio anche a Stefano Abate, a Giuseppe Paglialunga. Piano, piano che mi stanca la gola. Antonio Voluti, grazie a Silvana D'Angelo, un abbraccio a Silvana e a tutta la famiglia D'Angelo, tra cui anche la zia. Ciao zia, un abbraccio anche a Carmelo Sgroi, a Silvana, a Giuseppe San Basile, un abbraccio anche a Carmelo Sgroi, a Domenico Agnello. Ciao Domenico, da dove ci guardi Domenico? Fammi sapere. Maurizio Russo, grazie di esserci, a Gianluca Muscarella da Milano, ciao Luca. Oh, ma ci vuole un fiatone veramente, fa tutti questi saluti. Ignazio Allegro, ciao Ignazio che mi ha fornito le uova che avete visto per fare questa diretta. Io compro le uova da Ignazio che c'ha delle galline all'aperto e ogni settimana consumo da lui queste bellissime uova. Se volete, se siete nella zona di Heidelberg, contattatemi che vi do il contatto di Ignazio Allegro, dove vi potrà veramente far avere fino a casa le uova e anche altri prodotti che produce lui. A Cetti Longo ti saluto, a Silvana, a Concetta, a Silvana, a Vincenzo Muscarella. Ciao cugino Vincenzo. Ancora suoni un po' tamburino, dice? Vincenzo è mio cugino. Eustachio Giuseppe Sciarabba. Un saluto anche a Cinzia Bisesi, a Silvana, a Fabio Carlucci, ciao Fabio, Silvana D'Angelo, mamma mia, siete troppi veramente. Grazie comunque. A Vincenzo Bellina, a Salvatore Attardo. Ciao Salvatore, fatti vedere la diretta, ho fatto i cacocciole ammudicati, atturrati, attuppati, chiamalo come vuoi. A Dario Leone ti saluto, a Franca Vivirito Rocchetta, ciao signora Franca, a Paolo Buttita ti saluto, poi vediamo chi c'è ancora, un minuto che non riesco a vedere a tutti. Eliseo, Francesco, Ivirito Rocchetta, Salvatore Gianmartino. Amici, la diretta è finita, vi saluto a tutti. Fra poco vi farò vedere l'impiattamento dei carciofi. Lasciate un commento e condividete questa diretta con i vostri amici. Guardate qua, vi faccio rivedere i carciofi. Vedete, i carciofi stanno cucinando nel pomodoro. Necessita di mezz'ora di cottura. Mica che sciauro, che sciauro che fa. Mettigli per fare l'altro coperchio, quello con i buchi, vai. Vedete? 20 minuti che si stringe il pomodoro e si cucinano bene i carciofi. Dopo 20 minuti, diciamo, è pronto la ricetta dei cacoccioli abbottonati. Grazie a tutti di esserci, saluto anche ad Antonio Montagno che si è collegato adesso, a Vincenzo Dragotta e a tutti voi, buonasera da Giacomino Pensaci Tu, dirette e rubriche di cucina. Se la diretta vi è piaciuta, amici, condividete questa diretta con i vostri amici, lasciate un mi piace e commentate pure che vi rispondo a tutti. Ciao Loredana! Ti abbraccio Loredana, ciao a Mario Quagliata, ciao a Vincenzo Chiara, ciao a tutta la Sicilia, a tutto Palermo, a tutto Sciara, a tutto Cerda, a tutto Termini, a tutti i miei amici di Ludwigshafen, a tutti i miei amici di Mannheim, i miei amici in America che mi seguono come Mariolino d'Amore, ti saluto.
alla famiglia Franciamore la saluto, sia a quelli che vivono in Germania che a quelli che vivono in America, ma anche a tutti i Franciamori di Sciara. Vi abbraccio e vi saluto. Un bacio, condividete questa diretta, così posso un pochettino far ingrandire questa pagina. Alla prossima diretta. Ciao a tutti, ciao mamma, sei la Buon mia sabato, vita. Ciao buon da... sabato a tutti. buon sabato a tutti. Ciao da Paola Gambino, mia moglie, vi saluto a tutti e vi abbraccia. Andate a vedervi la ricetta completa dei cacoccioli abbottonati. Un abbraccio, ciao.